Buonasera. Ho detto che era una chiacchierata informale. Cioè, una chiacchierata informalissima. Ci conti contro quello strumento, rendi meno informale. Tu rendi pure meno informale la cosa, noi la rinformalizzeremo. Okay. Benvenuti, io sono Simone Cintacci, sono una giornalista e qui abbiamo Marco Cuberri che è il vero scrittore. Quindi è lui quello che terrà le redini di questa chiacchierata e abbiamo accettato con un po' di timore ma anche gioia e la sfida di Felice di fare una lezione, chiamiamola lezione, in realtà appunto una chiacchierata sulle tecniche di scrittura. In verità, parlo per me, pensare di insegnare la scrittura, pensare che possa essere normativizzata secondo delle regole ben precise è qualcosa di che mi lascia sempre molto perplessa. Lo dico probabilmente perché io poi faccio parte di una generazione che è quella cresciuta con l'idea che la scuola di scrittura ti dia la laurea, il diploma, la chiave d'accesso per diventare uno scrittore. È qualcosa di contestabile, anche se poi in verità ci sono bravissimi scrittori che vengono fuori da scuole di scrittura più o meno serie o da corsi di scrittura creativa. Marco, per esempio, poi su questo ci potrà dire qualcosa, viene fuori dalla scuola Holden, che in Italia è effettivamente la vera scuola di scrittura, non solo creativa, diciamo, è una scuola di tecniche di scrittura che abbraccia un po' tutta l'espressione. Quindi, anche perché era un incontro di meno di un'ora, abbiamo pensato che fosse più interessante, anziché dirvi come sviluppare un intreccio o come costruire un racconto, come costruire un romanzo, abbiamo pensato che fosse interessante parlare con voi di un tema che a noi è particolarmente caro, ma che è un tema molto discusso nella letteratura da sempre, che è quello della morale, dell'etica, della letteratura. Il rapporto tra letteratura ed etica pone innanzitutto un problema, ovvero la letteratura è autonoma mi viene in mente Benedetto Croce. Per lui, perché se guardiamo al secolo scorso, diciamo che gli indirizzi teorico-critici letterari erano un po' l'idealismo crociano e lo strutturalismo, che poi è stata una reazione all'idealismo di Croce. Beh, secondo Croce la forma più alta di espressione era la poesia, ma la poesia manteneva la sua stretta correlazione con l'arte perché era una forma di conoscenza per lui, una forma di conoscenza diciamo istintiva. Nel momento in cui la poesia veniva finalizzata a un obiettivo che era etico o morale, per lui diventava banale prosa. Quindi qualcosa che aveva non più a che fare con l'arte, ma appunto con la morale, o addirittura con la deriva moralistica, sulla quale magari spendiamo due parole. In reazione a questo arriva invece lo strutturalismo, che ritiene dà molta importanza non solo all'aspetto contenutistico, ma soprattutto a quello formale, in modo che forma e sostanza siano, diciamo, una sorta di sinolo, di unione inscindibile. I primi a rivendicare un'autonomia estetica, quindi l'autonomia della letteratura, sono stati i grandi romanzieri dell'Ottocento. Prima di loro la lettura, addirittura, prima ancora della letteratura, non era neanche un fatto privato. I romanzi non si leggevano privatamente, i romanzi erano scritti per essere letti ad alta voce nelle sale di lettura o nelle riunioni familiari. Diventa poi importante invece scrivere per il proprio privato. E qui veniamo a quello che io ho a cuore e che credo che sia il problema della letteratura adesso, in particolare, ma che è un problema che l'ha percorsa
dall'Ottocento ad adesso, e cioè la letteratura, il romanzo, il racconto devono servirci in quanto forme artistiche oppure per veicolare un messaggio morale? La mia risposta è chiaramente la prima. Io sono per una letteratura disinteressata, una letteratura che sia una forma d'arte e che non debba dire quale sia il giusto o il sbagliato. Ne parlavamo ieri con Marco, abbiamo presentato il suo romanzo, che è, non dico un unico, una letteratura contemporanea italiana, però sicuramente è un esempio forte di autore che rivendica l'indipendenza dal tema che può avere una portata morale o sociale. E quindi è un romanzo profondamente morale, ma non moralistico. La differenza tra morale e moralismo è sottile ma fondamentale. La morale ti dà delle regole per eseguire un'azione. Il moralismo ti impone delle regole che però non hanno niente a che fare con la realizzazione di quel fine. Facciamo un esempio spicciolo, io uso il calcio, non perché sia un esperto di calcio, perché ho scritto un libro sul calcio e quindi è una cosa, è un argomento che è, diciamo, mastico e pratico. Ultimamente, non so se l'avete sentito, è stata parata questa nuova norma secondo cui gli arbitri della Serie B possono sfoderare alla fine di ogni partita un cartellino verde da dare al giocatore che si è distinto per il comportamento più corretto. Questo significa che il calcio non solo diventa morale, ma diventa addirittura moralistico, perché che vuol dire comportarsi bene in campo? Se un giocatore è a terra e la palla si manda fuori, non è perché è bello, fa parte della bella eticità rivediana, ma perché se la squadra avversaria, rispetto a quella del calciatore che è a terra, usa quella palla e fa gol, quella squadra, ok, segna, ma perde metà del godimento della vittoria, che deve essere totale. E qui c'è, secondo me, la chiara distinzione di quello che è moralismo e morale. Quella regola lì non c'entra niente con il calcio se diventa un modo per giudicare la bontà del giocatore, perché la bontà del giocatore non c'entra niente. E la letteratura non può essere moralistica, la letteratura altrimenti diventa censoria. Pensate a un autore che deve stare buono, non deve poter parlare di droga, non deve poter parlare di alcol, di prostituzione, e non deve poterlo dire dipingendo personaggi che siano positivi o negativi. Pensare il contrario significa far sì che lo scrittore dia innanzitutto una direzione, dia un'indicazione di quale sia il giusto o sbagliato, ma soprattutto significa negare l'autonomia della letteratura e svilirla. Perché è come se la letteratura non bastasse a se stessa. E partendo da questo, mi piace anche sottolineare che dire che la letteratura è amorale o non moralistica non significa però abolire la responsabilità morale di un autore, che non ha niente a che fare con la scelta del tema, ma ha molto a che fare con la capacità di gestire il proprio stile. Non c'è niente che riguardi uno scrittore più dell'uso della parola. Simone Weil, che è una filosofa meravigliosa dell'inizio secolo, vi consiglio di leggerla, anche se una parola filosofa fa paura, ma era una che per ogni speculazione sentiva poi l'urgenza di tramutarla, cioè di dimostrare la sua urgenza pratica. È una che ha scritto un trattatello sulla responsabilità morale degli scrittori e diceva questo: lo scrittore realmente morale è lo scrittore che sa perfettamente qual è la distinzione tra il bene e il male, non dà un'indicazione di quale sia il bene e il male, ma la racconta questa lotta, e perché è il tema che ci riguarda, molto semplicemente. Con Marco, anziché farvi una panoramica della letteratura contemporanea o moderna, abbiamo pensato che fosse divertente
usare come a titolo esemplificativo di questo discorso le serie televisive, perché le serie televisive sono quello che molti critici, molti intellettuali, persone terribili, definiscono la nuova letteratura. Quindi, siccome poi Marco è un grande esperto di serie televisive, ne scrive anche, ne ha scritto sul giornale, continua a scriverne sul Secolo XIX, poi ne è anche un grande appassionato. È più che altro un grande appassionato. Essere un grande appassionato significa essere anche un grande esperto. Vi racconterà in maniera un po' più dettagliata, esemplificando il nostro discorso. E poi facciamo un accenno anche a Nabokov. In generale io avevo interpretato questo incontro più come appunto una chiacchierata, poi siete tutti quanti partecipanti al premio, quindi insomma il presupposto è che già scriviate da molto tempo, poco tempo, però che in generale abbiate già un approccio da autori confronti delle storie, quindi secondo me, ma penso secondo noi, era più un modo per incontrarsi e vedersi anche prima di stasera premiazione e fare le chiacchiere sulla costruzione delle storie, che è qualcosa che in qualche modo ci riguarda tutti. Dal mio punto di vista non c'è una grossa distinzione su questa storia. L'idea, il filo conduttore di questo incontro era un po' appunto porsi il problema di c'è una morale nelle narrazioni e se sì qual è. Ci piaceva pensare di partire appunto dalle narrazioni tra virgolette amorali, e con amorali intendiamo che raccontano i personaggi non esattamente edificanti, perché effettivamente è un po' la cifra stilistica che nella serialità televisiva americana e non solo si sta imponendo e ha rivoluzionato in maniera considerevole il nostro approccio alle storie, però non riguarda soltanto le serie televisive, ma riguarda anche i film, riguarda anche i cartoni animati, riguarda anche i fumetti, riguarda anche i romanzi e non soltanto contemporanei, diciamo. C'è uno scritto di Oscar Wilde, che è una prefazione al suo libro più famoso, che è Il ritratto di Dorian Gray, in cui secondo me in maniera favolosa, in poche righe, Oscar Wilde fa la dichiarazione di poetica più importante e anche più semplice che ci possa essere nell'approcciarsi al lavoro artistico in generale. Si parla di libri, dice: non ci sono libri morali, libri immorali, ci sono solo libri belli o libri brutti, e conclude il tutto dicendo: tutta l'arte è perfettamente inutile. Nel denunciare o rivendicare l'inutilità dell'arte, secondo me c'è una grandissima affermazione di libertà artistica, perché appunto Oscar Wilde come personaggio biograficamente ne ha passate rispetto alla censura del suo tempo, e il suo romanzo è stato considerato in qualche modo per anni un romanzo abbastanza peccaminoso, ironista. È interessante questa rivendicazione proprio perché ci dice: non importa che tu stia veicolando in un romanzo, in un'opera d'arte, dei messaggi positivi o negativi, devi fare qualcosa di bello. Poi definire cosa sia il bello non penso sia qualcosa che possiamo proporci di fare oggi, ma attraverso i secoli, i millenni, ognuno ha un po' la sua idea di bello, poi ci sono tentativi di dare definizioni, ma più o meno lasciano il tempo che trovano. Il bello tendenzialmente è istintivo e si afferma anche sedimentandosi nel tempo. Perché la Cappella Sistina sia bella, ma chi lo sa, io non mi intendo di pittura, non saprei dare un giudizio critico, però so che è bella, sento che è bella, e in qualche modo l'umanità la riconosce come qualcosa di grandemente bello. Se pensiamo appunto ai capolavori
in qualunque disciplina artistica che in qualche modo ci sono rimasti, mettendoli più o meno insieme in relazione, io penso che si arrivi a un'idea di bellezza più o meno oggettiva, pur nella, nella soggettività del giudizio. Però rivendicare l'utilità dell'arte o di prodotti artistici in qualche modo creativi, come possono essere le serie TV, ci permette di uscire un po' da una visione bianco-nera in cui possiamo soltanto schierarci dalla parte dei buoni e dobbiamo odiare i cattivi. Se pensiamo al cinema, che più o meno ha immagino influenzato la formazione dell'immaginario di tutti noi, o i telefilm che c'erano 20 anni fa, 10 anni fa, forse 10 anni fa iniziava a cambiare, ma non c'era grossa difficoltà nel capire chi era buono e chi era cattivo. Baywatch, l'abbiamo visto tutti Baywatch più o meno, che Mitch era buono, non è che ci voleva lei team, ricordate lei team? Tu non sei vedo. A me veniva proibito. A te veniva proibito. A qualcun altro veniva proibito guardare dei film? No. Mia madre era una moralista. Tua madre era una moralista, quelli erano molto buoni. Cioè, più bei watch. Più bei watch. Per Pamela Anderson. Più che buona, era chiaramente buona. Più che buona era buona. Effettivamente, anche lì che adesso mi dissocio da questo maschilismo, questa pezza. Più che maschilismo. Ma poi non partecipo. Questa visione verificata. Per letto oggi. Visione verificata della donna, qualunque cosa voglio dire, giusto? E allora ce ne dissociamo. Però il concetto è, cioè, da James Bond, qualunque tipo di storia che i western, cioè che John Wayne era il buono, non è che ci volevano molte scene per capirlo, era buono, punto. La cosa veramente interessante che ci libera e che credo stia influenzando non soltanto la televisione e le storie per la televisione, ma che finirà per ri-influenzare anche l'approccio letterario, è che oggi la grande serialità televisiva non presenta più personaggi buoni con la B maiuscola, ma presenta un panorama di assoluta verità, come si dice, del giovane. Cioè, né di grigezza, incertezza, è lo stesso. Cioè, c'è un'ambiguità morale di fondo che ci rende le cose molto più torbidamente interessanti. Non so se voi avete visto una serie che si chiama Breaking Bad, sapete più o meno di cosa parla. House of Cards, altra serie che ha avuto un grandissimo successo con Kevin Spacey protagonista, Boardwalk Empire, I Soprano, che diciamo sono stati un po' una delle serie che ha aperto questa favolosa stagione della serie televisiva. Non ci sono più protagonisti che compiono solo azioni benefiche e che lottano contro un mondo o contro un nemico malvagio, ma sono protagonisti che hanno vizi, debolezze, che si macchiano di azioni meschine. Non c'è più la necessità di risolvere le storie e la trama portando l'eroe delle favole a trionfare contro la strega cattiva, il drago, l'orco che gli sbarra la strada per la realizzazione del suo grande sogno d'amore e di regno da vissero felice con te. Ci siamo molto stancati, almeno televisivamente parlando, di questo tipo di approccio alle storie, e ci sentiamo di empatizzare molto di più con personaggi che non si presentano come belli, forti, giusti, incorruttibili, coraggiosi, indomiti, pronti a tutto pur di salvare il pianeta Terra o la principessa o il villaggio o il... Prendete qualunque tipo di storia vi venga in mente, ci siamo stancati. E quindi le serie televisive che sono, a prescindere che siano o non siano una nuova letteratura,
secondo me sono anche in realtà paragoni che lasciano abbastanza il tempo che trovano, nel senso che perché porsi il problema di mettere in competizione forme diverse di racconto? La letteratura resta letteratura, è fatta di parole scritte, e la televisione resta televisione. Hanno pro, contro, e uno può guardarsi una bella serie televisiva, leggersi un bel libro, poi magari andare anche all'opera piuttosto che andare a visitare una galleria d'arte contemporanea, moderna o medievale. Cioè, non mi sembra che abbia molto senso metterle appunto a confronto o a scontrarsi tra loro, però sicuramente sono il fenomeno narrativo dell'ultimo decennio e sembrano diventarlo sempre di più. Non c'è praticamente intellettuale, scrittore, critico che non si sia confrontato in questi ultimi anni con la serialità televisiva. E lo snobismo che c'era nel parlarne nei primi tempi è completamente evaporato, e anzi oggi diventa quasi necessario appunto rivendicare una autonomia della letteratura, della narrativa in prosa, perché stiamo diventando abbastanza ossessionati anche da questo bisogno di inseguire le serie televisive in quanto nuova letteratura. Però sono sicuramente utili per al fine di inquadrare più o meno il discorso che volevamo fare oggi. Per cui, da una parte, secondo me un narratore oggi si deve porre il problema di non, se vuole fare delle storie che siano un po' più articolate rispetto a, sono dei fan di Un posto al sole, o non so, ma lì c'è una forma di, cito delle soffopera perché poi in realtà una parte del ragionamento che sto per concludere andava a parare anche lì, perché le cose che volevo dire erano appunto due. Da una parte intorbidiamo le acque, cerchiamo di rendere i nostri personaggi un po' più simili agli esseri umani che obiettivamente siamo. Io non credo sarò particolarmente una brutta persona, ma ho il sospetto che tutti noi in realtà siamo meno specchiati di come proviamo in qualche modo a venderci agli altri. E secondo me regalare ai nostri personaggi un po' delle nostre debolezze, un po' delle nostre meschinità, un po' delle nostre insicurezze, un po' delle nostre ambizioni, non può che far bene alla resa di questi personaggi, proprio perché uno degli aspetti fondamentali delle tecniche di narrazione, Simonetta diceva appunto, io ho frequentato effettivamente una scuola di scrittura creativa e quando mi viene chiesto ma consiglieresti o non consiglieresti l'esperienza, io dico boh, ma chi lo sa, nel senso che a me è stata molto utile, perché venivo da un ambiente che non aveva niente a che fare con la scrittura o in generale non avevo mai conosciuto uno scrittore o un regista o uno sceneggiatore o un drammaturgo, cioè non avevo la mia famiglia, no? degli impiegati, i miei amici non si occupavano minimamente di cose che potessero avere a che fare con la produzione di storie, e io mi sono sempre guadagnato la vita facendo il pompiere, per cui per me è stata utilissima, nel senso che nel corso di un paio d'anni sono entrato in contatto con tutta una serie di figure professionali che se avessi dovuto cercare di contattare uno per uno ci avrei messo il doppio, il triplo, il quadruplo del tempo, e sicuramente confrontarsi da una parte con professionisti che facevano professioni che mi interessava approfondire, aiutato dall'altra anche a confrontarsi con invece persone come potrebbe essere, diciamo, tra di voi, che scrivono al mio stesso livello più o meno, con cui entrare in parte in competizione e in parte
con cui entrare in un rapporto di solidarietà e di insomma, mutuo soccorso, invece che puoi copiare da quello che fa un altro, oppure un altro fa una cosa orribile e dirà ecco, vedi, questo non lo devo fare. Quindi per me è stato effettivamente utile. Ma mi rendo molto conto che, ad esempio, adesso mi sono trasferito a Roma, Roma è una grande città in cui ci sono ambienti molto popolati da scrittori, editori e persone che lavorano in campo cinematografico, televisivo, più o meno sono quei posti lì. Se uno ha la fortuna o la sfortuna di venire da quel tipo di ambienti, secondo me una scuola di scrittura è abbastanza inutile, nel senso che poi quello che fai alla scuola di scrittura è quello che potresti fare con i tuoi compagni del liceo, dell'università, se vogliono scrivere, frequentando un ambiente in cui la gente scrive. Quindi non saprei. Però sicuramente una cosa di cui sono molto convinto, a prescindere che si passi da scuola di scrittura a una scuola di scrittura, è che la credibilità, la verosimiglianza è fondamentalmente l'unica morale che deve interessare a uno scrittore di storie in generale, se vuole costruire qualcosa che possa andare nelle mani degli altri. E la coerenza, quindi, diventa il punto fondamentale. Allora, se uno sa precisamente il tipo di mondo che sta creando, perché uno scrive una storia bella o brutta, sta sempre dando vita a un mondo in cui ci sono le cose che avvengono, ma anche le cose che si sospetta siano avvenute in quel mondo lì, che inizia e finisce con l'inizio del film, o con la prima pagina, o con il quadro, o con l'inizio della canzone, la fine dell'ultimo ritornello, non importa. Però uno dà vita a un mondo, e quel mondo ha come unica morale non quella di rispettare i valori che noi vorremmo rispettare nella vita di tutti i giorni, o che vorremmo insegnare ai nostri figli, o che vorremmo ci avessero nei padri dei nostri genitori, ma quello di essere coerente. Per cui se uno sta facendo Beautiful o Un posto al sole, deve fare in modo che il mondo che sta creando sia uniforme, sia coerente. Per cui io non posso immaginarmi Ridge, Duke, non si può, che sono lì a dirsi tu sei andata con la sorella di mio fratello, del gemello che non era morto, e poi a un certo punto arrivano gli alieni e fanno fuori tutti. Cioè, non mia nonna avrebbe una sincope se, mentre guarda la sua puntata, la 1854esima puntata di Beautiful, a un certo punto arrivano gli alieni e succhiano il cervello a Ridge. È qualcosa che non si può fare, a meno che, ma allora non stiamo facendo più Beautiful, stiamo nell'ambito della parodia, a meno che noi non stiamo giocando sui vari generi narrativi. E allora li mettiamo tutti insieme a confronto e facciamo, avete presente gli scary movie, sono film che prendono film molto famosi e che li reinterpretano, giocano sul genere, sulle colonne sonore, sui dialoghi, sulle scene, e creano situazioni paradossali. Ma se noi facciamo un western, e facciamo un western classico, non possiamo mettere il nostro cowboy a piangere disperato perché ha appena scoperto di essere il figlio dell'amore incestuoso tra la gemella della sorella del fratello, perché non c'entra niente, perché tutti noi abbiamo un'idea di cos'è un western, di cos'è una soap opera, di cos'è un film horror, di cos'è un... E la stessa cosa vale nei romanzi. Qualunque storia deve presentarsi come coerente a se stessa. Se il paradigma è l'incoerenza, deve essere coerente nell'incoerenza. Allora, in questo senso, secondo me, le due cose vanno di pari passo, nel senso che svicolarsi, lasciare perdere le idee morali che abbiamo noi sul mondo nel lavorare a una storia, significa potersi concentrare meglio sulla coerenza.
e la moralità, o in qualche modo il grigiore morale, che più o meno rappresenta la maggior parte delle nostre vite in quanto esseri umani, se noi non dobbiamo rappresentare il principe bello, forte, buono, biondo, con gli occhi azzurri, rassicurante, permette anche una maggiore immedesimazione da parte di un lettore, di uno spettatore, di un fruitore in generale della nostra opera. Per cui, a prescindere da quale sia il tipo di approccio alla scrittura che avete o vorrete avere, che scriviate racconti, romanzi, raccolti di racconti, cortometraggi, eccetera, eccetera, le due cose che personalmente mi sento di consigliare, magari facciamo invece una chiacchierata, uno scambio più, se non è da cosa da dire, ma sono esattamente queste due. Cioè, cercate di rendere il tutto il più credibile possibile e sentitevi sollevati dal dover dare un indirizzo e una chiave di lettura morale alla vostra storia. Se vi concentrerete sulla coerenza del pacchetto e quindi studierete bene il tipo di mondo che vorrete creare, penso che potrà venire fuori qualcosa di sicuramente migliore rispetto al cercare a tutti i costi di dare una chiave morale alla faccenda o di semplificare troppo i caratteri e le vicende di cui vi vorrete occupare. Più o meno. No, così qua mi sento di aggiungere che io credo sia molto importante non sentirsi educatori e non sentire neanche il dovere di codificare il mondo, il momento che si vive. Io ho l'onore così di dare una mano a Marco nel suo lavoro per Nuovi Argomenti, lui è il caporedattore di Nuovi Argomenti, e non so se la conoscete, è una rivista letteraria, è la rivista letteraria italiana più importante che abbiamo, è stata fondata da Moravi, posso dire da Ciambarini. È nata non tanto come rivista che dovesse partecipare nel dibattito culturale, ma è nata soprattutto con l'idea di essere un laboratorio. Ha mantenuto questa vocazione e soprattutto ha l'intento di fare, diciamo questa parola terribile, da talent scout. Quindi nella redazione di Nuovi Argomenti passano una serie di scritti, racconti, di emergenti che tentano così di attirare attenzione. E quello che vediamo spesso è esattamente questo, il voler cercare di dare la cifra del tempo in cui si vive, perché abbiamo l'idea che la letteratura sia fatta di generazioni e che a ciascuna generazione tocchi il compito così di darsi un nome. Io penso che ciascuno scrittore debba sentirsi fuori dal tempo in realtà, e questa è una grandissima forma di libertà per la stessa ragione e meccanica che dicevamo sulla morale e sull'etica. Il discorso sullo stile è importante, adesso mi viene in mente un esempio proprio di questi tempi, perché lo stile è quel qualcosa da porre all'attenzione per restare fuori dal tempo, dal bisogno, appunto, come dicevo, di dare la cifra del momento. È uscito in questi giorni un romanzo di Cristian Ramimo, che è una raccolta dei suoi status di Facebook. Cristian Ramimo è uno degli scrittori, diciamo, giovani in Italia significa ultra quarantenne, più quotati del momento, e indipendentemente dal risultato, adesso qui non stiamo a dire se Christian Ramimo sia un bravo scrittore o meno, però è interessante il fatto che Christian Ramimo creda che lo stile di scrittura che si applica su Facebook, quindi uno stile di scrittura molto semplificato, soprattutto molto condivisibile, possa diventare letteratura. Il problema, con Marco abbiamo discusso ampiamente su questo
cosa e non siamo d'accordo. Però per quanto mi riguarda, il problema di raccogliere lo status di Facebook e farne un romanzo è quello che uno scrittore, qualsiasi persona che butta giù due righe quando formula lo status di Facebook, lo fa già con l'intento di ottenere il più consenso possibile. Non si scrive in questo modo, perché la scrittura, la letteratura non è rassicurante. La letteratura ci deve aggredire. Non dobbiamo essere d'accordo con lo scrittore non deve essere d'accordo con noi stessi, non deve essere morale, né moralista. Cioè, anzi, non deve essere morale, né moralista. Quindi utilizzare il social network per fare della letteratura ha, secondo me, questo problema, cioè diventa storytelling, ovvero una narrazione con una direzione, con un fine. Questo significa non riconoscere alla letteratura la sua autonomia. Quello che Marco mi oppone al mio discorso è: chi se ne frega? In fondo, se lo status è bello, non importa. Benissimo, io invece credo che quella bellezza sia una bellezza mediata dal gusto e soprattutto dall'esigenza di stupire e colpire. Per cui non possiamo semplicemente così accontentarci del bello. Un anno fa, è un libro di cui si parlava l'anno scorso, è uscito quest'anno, è stato ribattezzato come esempio di letteratura finzionale. Bisogna capire cosa voglia dire, poi quando ci si mettono i critici è sempre complicato. Vanni Santoni è anche un critico letterario. Secondo round. Continueremo stasera, non qui, magari davanti a una bottiglia. Per farci capire che Sanremo è una serie di interventi spazi, su cioè c'è no, chi in realtà lui ha creato un personaggio che è un personaggio, parlavano di letteratura autobiografica finzionale, perché il personaggio che lui ha creato è quello di un professore. Christian Raimo è un professore di liceo. E ha creato questo, ha iniziato a scrivere questi status in cui raccontava in forma zara, chiaramente, le sue giornate da insegnante. Ha visto che la cosa tirava molto, effettivamente piaceva molto, molti click, e quindi o lui o l'editore Einaudi ha pensato che fosse una cosa che tirava. Quindi effettivamente hai davanti un prodotto che è fatto perché già piace. Ci sono delle serie televisive, per esempio Out of Cup, no? È una serie televisiva che è scritta insieme al pubblico, o mi sbaglio? Cioè è chiaramente, giusto o sbagliato che sia, è un qualcosa con cui dobbiamo fare i conti, perché è una modalità. Certo, sì, esattamente. Qui si identificano tematiche, attori più o meno graditi al pubblico, registi più o meno graditi al pubblico, proprio e in corso d'opera si raccolgono dei feedback rispetto alle puntate precedenti e si va anche a modificare la struttura inizialmente pensata. Io di questa cosa ho molta paura. Perché significa arrivare probabilmente a un prodotto che è il cesellamento di una somma di gusti. Io invece penso che uno scrittore, che un romanzo, un film, una serie televisiva debba squadernarci, debba veramente aggredirci, in positivo o in negativo. In questo modo qua credo che questa funzione si perda. Poi, viva Dio, se è un modo, se riuscire a essere invece rassicuranti, cogliere il gusto comune, è un modo per riavvicinare le persone alle storie, allora sono sconfitta. Il successo di Elena Ferrante ci dice che le persone non solo hanno voglia di storie, ma hanno voglia di un modo di raccontare che credevamo passato. Elena Ferrante, una scrittrice o scrittore che sia, sappiamo che è un nom de plume dietro cui si nasconde un'identità che chissà se mai scopriremo qual è, ma è una che ha scritto una trilogia che è una saga familiare. Qualcosa che pensavamo fosse finita, saga familiare, e invece va molto, va sempre di più, e ci racconta che c'è un'esigenza
di storie, di trame che siano complicate e che siano anche molto lontane da noi. Il fantasy adesso sta arrivando anche in Italia, ma altrove è un genere molto consolidato, quindi la letteratura finalmente anche di evasione è qualcosa di molto sentito. Quindi immagino che il discorso sullo stile e il gusto che debbano essere indipendenti dalla vulgata e soprattutto dal social network sia qualcosa da non liquidare come è bello e allora va bene. Semplicemente. Poi tu. No, poi penso che se fossi. Se fossi cristiana. Se fossi l'ufficio stampa di. Mi farei andare in giro per digitale perché secondo me metti un sacco voglia di leggere questo. Certo, no, ma invece questo va sicuramente letto, perché io credo che sia interessante in realtà. Io penso che vada letto o non vada letto, perché non mi interessa così tanto. Posso anche essere d'accordo sulle tue preoccupazioni, mi sembra che non sia quello il punto, nel senso che a me non interessa collezionare stati di Facebook e farne un romanzo, una raccolta di racconti per iscritti, ma non vedo perché questa cosa, se fatta in maniera coerente e preparata, non possa dar vita a un bellissimo libro. Non ci vedo nessuna differenza da un punto di vista quantomeno di premeditazione rispetto ai romanzi appuntati appunto ottocenteschi o i romanzi seriali. Non capisco perché i vari Sherlock Holmes dovrebbero essere così tanto diversi. Tenevano molto conto del successo che riscuotevano e proprio su quello si modellavano, per cui la logica del mi piace su Facebook, per quanto orribile, non mi sembra sufficiente a dire che sicuramente il prodotto non sarà all'altezza. E tu dici, ma io non ho detto che il prodotto non è all'altezza. Ok, allora per quanto mi riguarda quello è l'unico che conta, cioè io apro un libro o un film o una serie, mi piace o non mi piace, lo trovo bello, lo trovo bello, è ben fatta, non è ben fatta, poi non mi interessa in alcun modo come si è arrivati a farlo diventare così, perché se no ci mettiamo a discutere delle intenzioni di Dostoevskij nel pagare i debiti e scrivere i romanzi per quello. Non mi interessano le ragioni dell'autore, mi interessa il risultato, per cui io adesso questo che non sono d'accordo nella tua condanna a questo tipo di operazioni che peraltro stanno diventando sempre più benissimo praticate. Ho molta paura della letteratura nata per non fallire, cioè io credo che sia interessante leggere uno scrittore che non ha in mente di, a parte che posso riesco a fare sanarsi i propri denti, ma una persona non ha in mente il successo, non ha in mente il farsi dei soldi, ma è qualcuno che vuole aggiungere un lavoro che abbia un valore. Non vedo come, Sherlock Holmes, vabbè, è rimasto nella storia, ma io non vedo come possa restare nella storia al di là dell'operazione che è la prima, un romanzo che è una raccolta di status di Facebook. Però siamo qui a lanciare semplicemente degli spunti di riflessione, io spero che la storia mi smentisca. Tutto qua. Se visto che noi siamo bravi come professori, se avete delle domande così possiamo, non so, chiacchierare e rendere la cosa un po' più viva e partecipata, siamo qua. Posso? Certo. Quanto conta nel successo di uno scrittore il fattore fortuna, il fattore cinema, qualcuno? Cioè, in Italia si legge pochissimo. Per poter vivere di scrittura, quanto bisogna essere anche un po' fortunati, non solo talentuosi, mi sembra di capire. Secondo te, tu credi? Marco, io? Cioè, no, la campagna di scrittura non è un'opzione, nel senso, non, no, ci sono, c'è un pugno di
scrittori anche italiani che campano di scrittura e concampano, diciamo che hanno accumulato discrete fortune, però sono veramente un... si contano sulle dita se non di una mano di due. Per tutti gli altri c'è una... e con tutti gli altri intendo quelli che in realtà sono più o meno affermati e quindi pubblicano con case editrici abbastanza grosse che hanno... che quando fanno un libro, il libro viene recensito, recepito, acquistato, presentato e dura un pochino. Per tutti gli altri c'è una mestizia assoluta fatta di disperati tentativi di prolungare la vita a un libro che sta già andando molto meglio della maggior parte degli altri. Cioè, tieni presente che in Italia si stampano al giorno 293 libri, ogni giorno. Diciamo che mi riesce difficile pensare che siano più di tre al giorno i libri che hanno una qualche effettiva possibilità di confrontarsi con un pubblico più o meno vasto. La fortuna, nel senso che io penso che il caso, non solo nella scrittura ma nella vita, quindi poi lì siamo, cioè, nel senso non penso di dare un parere tecnico, ma solo una mia opinione che vale tanto quanto quella di chiunque altro. Io penso che il caso sia la forza che opera in maniera più massiccia in qualunque tipo di avvenimento, forse è un posto giusto. E quello è il caso. L'aspetto in cui credo molto, che è l'unico in cui che mi dà un po' di conforto, è sperare che ci sia un briciolo di margine di manovra individuale, e quello è l'impegno, quello è quanto, se vogliamo rimanere nell'ambito della scrittura, quanto scrivi tutti i giorni, quanto cerchi di farlo con consapevolezza, con ambizione, con determinazione, quanto sei disposto a sporcarti le mani e quindi a entrare in relazione con tutta una serie di esseri umani che hanno a che fare con il mondo dell'editoria, che proprio perché non sei una bella persona vorresti che fossero sciolti nell'acido, che non esistessero non soltanto nel mondo della scrittura ma anche nella tua città o nella tua regione o nel tuo stato. Ma io effettivamente non sono una bella persona, sogno la disintegrazione fisica del 90% delle persone. Non faccio nomi, posso. Non devi essere così sincero. Ma non farei, io al contrario di te non farei, perché sono un paraculo, non farei un nome neanche morto, non parlerei male dell'ambiente letterario, proprio perché ci tengo in maniera abbastanza prepotente a campicchiare di scrittura. Però ecco, tutta questa serie di aspetti che fanno, sono le pubbliche relazioni, il cercare di dar vita al testo giusto e presentarlo nella maniera giusta, sono cose più o meno orribili che nessuno che scrive vorrebbe avessero a che fare con la scrittura, ma che rappresentano il minuscolo margine di manovra che ti permette, se ti trovi al posto giusto, al momento giusto, di essere uno di quei tre a caso libri che esistono effettivamente rispetto ai 300 al giorno che, come vengono stampati, sono già pronti per il macero. Però più o meno è caotico e non penso che ci sia una proporzionale, una qualche proporzione diretta tra talento, bravura e affermazione in ambito letterario. Io apri la parete, direi in generale nella vita, però questa è una riflessione che forse posso tenermi per me. Sull'ambito letterario sono piuttosto convinto, nel senso che al di là dei fortunatissimi casi di esordi e comunque lì bisognerebbe andare a ricostruire come è avvenuto questo esordio, ma non tanto perché l'esordio è per forza frutto
di chissà quali macchinazioni e raccomandazioni. Io ad esempio, perché sono io non avrei mai che io ho sempre creduto in realtà nel complotto, no? Nessuno se mandi il libro in giro, nessuno te lo leggerà mai se non sei raccomandato. Io l'ho mandato in giro dicendo tanto nessuno me lo fiderà mai, e mi hanno chiamato 2 settimane dopo da Mondadori dicendomi: sto leggendo il tuo libro, passata l'estate ci riaggiorniamo. E io non so perché poi parlando con Antonio Francesco,